Una buona giornata dal TG6 e benvenuti a questa nostra prima edizione che apriamo con un fatto di cronaca che ci porta a Pescara, dove sono stati ritrovati i resti umani di centinaia di defunti in due locali murati del cimitero dei Colli a Pescara. Il ritrovamento è avvenuto nel corso dei lavori di ampliamento dei loculi nel Camposanto, proprio della città adriatica. Vediamo. Circa 250 cassette di zinco e 50 sacchi di plastica contenenti resti di ossa umane sono state rinvenute all'interno di una stanza nel cimitero di Colle Madonna a Pescara. I ritrovamenti sono stati fatti durante i lavori di consolidamento di una zona ormai da tempo a rischio crollo. La società Ambiente, a cui è affidata la gestione dei cimiteri, ha subito provveduto ad informare il sindaco, il quale a sua volta ha girato la comunicazione sia alla ASL che alla Procura. Da una prima indagine, grazie anche all'aiuto di targhette stampate sulle cassettine, è probabile che i resti riguarderebbero persone decedute tra fine anni 60 e inizi anni 70 e ridotte in ossa dopo 10 anni come da regolamento. Proprio nei primi anni 80 il cimitero di Colle Madonna fu oggetto di intervento per la realizzazione di un campo di inumazione e nel preparare proprio questo campo furono rimosse delle salme. Questa resta sempre un'ipotesi, dicono d'ambiente, per cui sapere cosa sia accaduto resta per adesso decisamente un mistero, anche perché sarà complicato risalire a chi in quegli anni abbia realizzato i lavori. Il numero di queste cassettine ritrovate potrebbe crescere, dato che in programma c'è il censimento di un secondo locale e da una prima stima potrebbe essere in totale circa 400 le cassettine di zinco rinvenute. Ora, come conferma anche Massimo Del Bianco dalla società Ambiente, si dovrà attendere la relazione della ASL prima di prendere provvedimenti. Per esempio la ASL già è andata a fare il primo sopralluogo, ci tornerà domani, presumiamo che poi farà una relazione alla Procura della Repubblica, la Procura poi farà le sue valutazioni. Noi ovviamente dovremo attendere le valutazioni di queste istituzioni e quindi poi ci adegueremo sulla base di quello che decideranno. È in carcere perché è accusato di essere il coautore di alcune delle rapine compiute tra Lanciano e i comuni limitrofi nelle scorse settimane, ma percepiva il reddito di cittadinanza. I carabinieri di Fossa Cesia lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara. L'uomo attualmente in carcere perché è accusato di rapine in concorso in base agli accertamenti dei carabinieri, aveva dichiarato di essere residente a Mozzagrogna in un'abitazione di fatto in stato di abbandono e priva degli allacci alla rete elettrica, gas e idrica. In questo modo, da marzo 2021 ha percepito indebitamente oltre 4.000 euro. L'INPS, che dovrà revocare il beneficio, era in fase di sospensione, essendo l'uomo stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. E noi cambiamo argomento: tutela della finanza pubblica, vigilando su tasse e risorse per le ripartenze e lotta alla contraffazione. Questi gli obiettivi della Guardia di Finanza della provincia di Pescara per il 2022. Giuseppe Dintino. Ritengo che ci siano tutte le premesse per poter pensare a un 2022 sicuramente efficace. Tutela della finanza pubblica e contrasto ai fenomeni di contraffazione, usura, riciclaggio ed evasione erariale. Il colonnello Caputo, da 100 giorni alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, traccia gli obiettivi del 2022. La sfida più importante sarà quella di monitorare il flusso di ingenti risorse che dovrebbero arrivare per la ripartenza del sistema paese post pandemia, a partire dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quello che noi faremo nel 2022 sarà quello di garantire una cornice di sicurezza economico-finanziaria in modo tale che tutte le iniziative messe in campo siano pienamente attuate in maniera efficace. E dopo il piano Natale Sicuro, concentrato sul mercato illecito di luminari e giocattoli, la Guardia di Finanza sta per lanciare una nuova operazione contro la contraffazione. Si chiamerà Stop Fake e passerà al vaglio anche i prodotti della filiera agroalimentare. Tuteleremo le tipicità abruzzesi, ha detto il comandante. Tra i nostri obiettivi abbiamo anche quello di garantire l'integrità del sistema economico legale, cioè garantire quegli esercenti, quegli operatori economici che rispettano le regole, che lavorano quotidianamente contribuendo alla crescita del paese e creando occupazione e diciamo tessuto economico legale che è messo in pericolo dal fenomeno, grave fenomeno della contraffazione, che ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza dei prodotti e di garantire la tutela del Made in Italy e la tutela del Made in Abruzzo.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Sono 460 i controlli effettuati in Abruzzo contro i reati ambientali, con 31 illeciti amministrativi rilevati. La regione è tra le prime in Italia ad aver pianificato controlli relativi allo stato delle acque interne ed ora si amplia la collaborazione proprio tra Regione Abruzzo ed i Carabinieri Forestali. Vediamo. Si amplia la convenzione tra Regione Abruzzo e Carabinieri Forestali, una collaborazione rilanciata nel 2020 e che oggi si arricchisce di un nuovo accordo di programma per le attività quali controlli nelle cave, via, vinca e rifiuti. Presentato il bilancio delle attività relative ai controlli svolti in Abruzzo sulle aste fluviali, il protocollo d'intesa nel triennio 2020-2022 prevede un controllo su 25 di queste, classificate con la gradazione di scarso, pessimo e sufficiente. Ad oggi i Carabinieri Forestali ne hanno monitorate 15. Solo nell'ultimo anno sono stati effettuati 460 controlli, prevalentemente nelle province di Teramo, Pescara e Chieti, 31 illeciti amministrativi rilevati e 12 notizie di reato, di cui 7 contro persone note. I controlli sono stati effettuati prevalentemente nelle province di Pescara, Teramo e Chieti. Numericamente parlando sono stati svolti 110 controlli a Chieti, 140 a Pescara e 190 a Teramo. L'Abruzzo è una regione importante dal punto di vista ambientale, il 40% del territorio è zona parco con tutte le problematiche che ci sono, ma poi abbiamo anche una pressione antropica che è dettata dalla parte che si trova verso la costa, quindi diciamo preservare, conservare e prevenire, che è la cosa più importante, e questo è il concetto con cui ci siamo confrontati le prime volte con l'assessore, con il vicepresidente, e prevenire forse la migliore politica che possiamo fare per questo territorio. Questa grande sinergia farà in modo che in Regione Abruzzo quelle che sono le attività che vengono fatte verranno fatte ancora con più puntualità e conoscenza, perché saranno frutto di un'azione di verifica in loco, di un'azione di supporto tecnico, scientifico e amministrativo che sarà fondamentale per elevare la qualità delle nostre azioni che mettiamo in campo. Tutti quanti vogliamo un'Europa, un paese e una regione più sostenibile. La vogliamo non solo dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista economico e sociale. È il periodo della transizione ecologica, io personalmente non lo vedo come un obiettivo da raggiungere domani mattina, ma più che altro vedo come un obiettivo, un percorso che tutti quanti noi dovremmo innanzitutto metabolizzare per poi arrivare a questi obiettivi nobili che anche la comunità europea ci impone. Botta e risposta tra TUA e i sindacati. Il presidente della società di trasporto unico abruzzese Giuliante ha annunciato un secondo bando d'apprendistato per assumere nuovi giovani. Non è così che si contrasta il precariato, risponde la CISL. Vediamo. C'è bisogno di nuove assunzioni, di abbattere il precariato e cogliere l'opportunità del contratto d'espansione. È netto il giudizio della CISL sulla governance della società di trasporto unico abruzzese. I lavoratori sono sottopagati rispetto alle ore svolte, dicono dal sindacato, e la beffa è che non potranno partecipare al bando per le assunzioni. Il 19 ottobre scorso il presidente della regione Marsilio aveva annunciato 127 nuovi posti di lavoro riservati ai giovani. Le assunzioni con contratto di apprendistato e spalmate nell'arco di 14 mesi saranno per un totale di 100 operatori di servizio, 10 figure amministrative e altrettante tecniche tra macchinisti e manutentori. Per noi è il minimo in un'azienda pubblica che ha un affidamento in Austria di 83 milioni di euro annuo per 10 anni. Oggi però invece registriamo 23.000 giornate di lavoro somministrato, quindi non stabile ma precario, a fronte di una necessità di 107 autisti che tra l'altro sono rimpiazzati da solo 80 somministrati, e la beffa qual è? Che questi lavoratori somministrati potrebbero non partecipare al bando di concorso annunciato più volte per un limite di età di 29 anni imposto dal contratto di apprendistato professionalizzante e dalla necessità di non avere esperienze nel settore. Al momento gli interinali sarebbero l'80% di coloro che lavorano al trasporto pubblico abruzzese, ovvero il massimo di quanto imposto dalla legge. Siamo pronti con un nuovo bando alle stesse condizioni
di quello d'apprendistato, ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente di TUA Gianfranco Giuliante, ma i sindacati non hanno voluto trovare un accordo. Se per Giuliante sottoscrivere accordi sindacali che permetterebbero a TUA di barattare assunzioni in cambio di una decurtazione economica che abbasserebbe gli stipendi dei neoassunti a 900 euro al mese, significa lavoro stabile e precario, lo spieghi al governatore Marsiglio, con il quale noi auspichiamo vivamente di avere un incontro. Quindi voi vi siete interfacciati con Giuliante e vi ha proposto sì di assumere, ma abbassando gli stipendi? Sì, la governance di TUA ci propose di siglare un accordo che permettesse a TUA di assumere tutti quelli che non potrebbero partecipare a questo bando, che nei requisiti ha 29 anni e assenza di professionalità, con un accordo ponte che dovrebbe, diciamo, abbattere non solo la parte economica ma anche quella contrattuale di questi lavoratori. Per noi non è possibile. In un contesto che parla di PNRR questo non è possibile. Andiamo ora a Chieti. Il comitato Confer, che si è costituito per dire no alla soppressione di abitazioni per realizzare il raddoppiamento ferroviario che collegherebbe Roma con l'Abruzzo, scende in campo con una proposta alternativa: utilizzare la linea ferroviaria già esistente tra l'Interporto e Chieti Scalo e realizzare solo una variante che la colleghi ad Alano. Il servizio di Selenia Secondi. La realizzazione del raddoppiamento della linea ferroviaria per Roma, se realizzata come indicato nel progetto ultimato in velocità per accedere ai fondi del PNRR, comporterebbe per il tratto da Brecciarola a Manoppello l'abbattimento di più di 60 abitazioni, senza contare le altre difficoltà che il raddoppiamento creerebbe al territorio di San Giovanni Teatino. Pur riconoscendo l'importanza del progetto, i cittadini si sono mobilitati in un comitato guidato dall'ex assessore al Comune di Chieti Gianni Di Labio. Questo passo dove mi trovo è un altro che verrebbe soppresso ed è eppure un punto nevralgico perché collega il centro della contrada con l'altra parte della contrada che si sviluppa lungo la Tiburtina Valeria. Eliminando questo significa che la parte dall'altra parte della ferrovia sono a sé stanti e per arrivare nella parte commerciale dove ci sono le attività non le dico i giri che dovranno fare. Questa è una delle assurdità di questo progetto. C'è un altro problema da dirci: oltre alle case che saranno abbattute ci saranno i deprezzamenti di tutte le case che lei vede che sono a ridosso della ferrovia. Sicuramente si parla di 80 corse al giorno per il momento, ma può sostenere 193 corse. Lei si immagini 193 corse in una giornata, qui significa che passerà un treno ogni 10-15 minuti e le lascio immaginare le difficoltà che ci sono con un tracciamento così pericoloso al centro della contrada peraltro. Il comitato dei cittadini Confer una soluzione ce l'avrebbe, sarebbe quella di utilizzare la linea ferroviaria che attualmente collega Chieti Scalo con l'Interporto per poi collegare quest'ultimo attraverso una variante che andrebbe realizzata ad Alano. Sì, questo è il percorso naturale, è un percorso che non darebbe un impatto esagerato alla contrada, passa ai margini della contrada, passerebbe poi ai margini di stazione Manoppello, quindi non meglio di questa potrebbe essere la soluzione. E qui mi andrebbe da dire di rilanciare una proposta alla politica se vuole veramente far rinascere al meglio questo territorio. Sul vecchio percorso, perché non pensano di farci una strada parco che collega addirittura da Alano fino a Pescara, così potrebbe essere utilizzata dai tanti che oggi sono a rischio sulle strade con le bici o con le passeggiate a piedi e dare un valore aggiunto a questo territorio che se lo merita a tutti gli effetti. Signor Giustino, lei vuole rimanere qua? Sì, voglio rimanere qua perché ci sono nato e praticamente sono 83 anni che sto qua, cioè è un lavoro, è un valore affettivo. Dove vado io? Dopo 83 anni dove devo andare a vivere in un appartamento, ricostruire un'altra casa? Il sindaco di Teramo e presidente dell'ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto chiede di poter recuperare il marchio Tercas nell'ambito della creazione della nuova banca del Mezzogiorno. La Tercas è stata la più importante banca autonoma del centro-sud Italia e per D'Alberto l'Abruzzo deve tornare ad essere protagonista nel futuro istituto bancario per il Meridione. Tania Bonici Castelli.
La perdita di Banca Tercas per il territorio teramano e abruzzese è stata devastante economicamente e moralmente umiliante. Parliamo di un istituto bancario autonomo, il più importante del centro-sud dell'Italia prima del suo commissariamento, acquisito poi dalla Popolare di Bari, oggi controllata dal Mediocredito Centrale. Dalle ceneri di questi due colossi bancari nascerà una grande banca del Mezzogiorno, decisione presa dal governo con un decreto legge del 2019. E allora perché non recuperare in Abruzzo il marchio Tercas? Filiali dovunque e clientela fortemente fidelizzata rimetterebbero in moto il sistema economico e creditizio della regione. È la battaglia che il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, vuole portare avanti, non solo come primo cittadino del capoluogo abruzzino, dove la Tercas è nata, ma anche come presidente del Lanci Abruzzo. Riprenderci il marchio Tercas, beh, è veramente un grande progetto, anche far ritornare Teramo e l'Abruzzo protagonista. Sì, Teramo e l'Abruzzo devono essere il riferimento della nuova banca e questo è possibile solo esclusivamente se si recupera il rapporto con il territorio, una fidelizzazione che nonostante tutto, nonostante le improvvide chiusure di questi ultimi due anni, è rimasta. Quindi il messaggio che ho lanciato al presidente del DMCC Mattarella e al nuovo amministratore delegato della banca è proprio questo. Si sta costruendo il percorso della nuova banca. Ecco, bisogna restituire a Teramo, all'Abruzzo, agli ex marchi Tercas e Caripe quella dignità che comunque hanno sempre dimostrato e devo dire hanno anche dimostrato e rappresentato all'interno di Banca Popolare di Bari. Oggi si apre una nuova fase che non può essere più accentrata sulla Puglia, c'è una nuova banca e adesso costruiamola ripartendo dal territorio e quindi il recupero del marchio è il primo passaggio fondamentale appunto per dimostrare intanto quanto tenga il governo attraverso MCC al rilancio della banca partendo dall'Abruzzo, ma anche e soprattutto mantenendo questo rapporto col territorio che è fondamentale per la prospettiva futura in un momento in cui non può essere spogliato ancora di più di quanto sia stato il nostro territorio di presidi bancari e creditizi con le tante risorse che sono a disposizione sia pubbliche che private. Intanto i maggiori rappresentanti del mondo economico teramano, associazioni di categoria, Confindustria e Camera di Commercio si schierano al fianco del sindaco D'Alberto per il recupero del marchio Tercas, una battaglia che però va combattuta insieme, dicono, che non sia solo di facciata ma che possa supportare davvero le aziende che operano sul territorio. Ed è passato un anno dal tragico incidente avvenuto sul Monte Velino dove persero la vita 4 persone. Andiamo a vedere come la Marsica ha ricordato proprio queste persone. Assessore, oggi una giornata in qualche modo striata di nero per la Marsica ma anche tutta la regione Abruzzo, una memoria quella legata ai 4 escursionisti del Velino, i 4 angeli del Velino come sono stati definiti, una memoria che ha costruito tanto, comunque questo bisogna dirlo, e sta costruendo ancora con progetti, tavole rotonde, tavoli di coordinamento e nuova attrezzatura per i nostri monti. Ci fu una promessa fatta idealmente alle vittime ma fatta agli uni nei confronti degli altri da parte dei soccorritori, una macchina dei soccorritori per la prima volta organizzata con tutte le forze disponibili in campo, che quelle morti non dovessero essere avvenute in vano. Abbiamo organizzato delle campagne di informazione, abbiamo portato in Abruzzo il sonar record, lo ricordiamo, lo abbiamo conosciuto durante la ragione. Era presente soltanto sulle Alpi e dovettimo portarlo qui da noi, trasportato proprio con elicottero dalle Dolomiti e oggi è appannaggio della regione Abruzzo e del centro Italia. Questa mattina è veramente un via vai di persone, un via vai di sentimenti e anche di animi ovviamente tristi vista la ricorrenza. Noi tenevamo 24 gennaio il nostro territorio giornate che tranquille. Dal 24 gennaio 2021 la cosa è totalmente cambiata, è cambiata per il nostro piccolo territorio. Quest'area è stata dedicata, è stata scelta da me direttamente perché è un terreno comunale, tutta l'area sarà un'area dedicata ai caduti in montagna. Da quella
drammatica tragedia, i nostri amici, i nostri ragazzi ci hanno lasciato questo grande dono, questo grande bagaglio di accrescimento culturale di cui tutti noi dobbiamo far tesoro, a partire dalle istituzioni, a partire dalle associazioni della montagna, a partire dai singoli cittadini, dai singoli fruitori della montagna. Abbiamo compreso tutti in modo pieno, deciso, che la sicurezza in montagna va messa nell'agenda delle priorità delle istituzioni. Apriamo ora la pagina dedicata allo sport. Il primo successo del 2022 del Teramo coincide con un'altra buona notizia per i biancorossi. Finalmente la porta rimane inviolata, merito della difesa e di un Perucchini chiamato in alcune circostanze a rispondere alle offensive della Vispesaro. Vediamo. Pippo, solo qualche brivido ad inizio secondo tempo, la parata sul colpo di testa ravvicinato, il diagonale, però possiamo dire che la buona notizia per un portiere è quando va a casa senza dover contare i gol che ha subito. Sì, sicuramente sapevamo che sarebbe stata una partita comunque complicata, a maggior ragione dopo a inizio secondo tempo, dove eravamo già sopra 2-0 e sicuramente loro i primi minuti sapevamo che avrebbero spinto, però siamo stati bravi a tenere botta bene di squadra, a lavorare bene di reparti, di insieme, e abbiamo portato a casa una vittoria che è importantissima. La società c'è sempre stata vicino, c'è sempre stata vicino anche dopo le sconfitte, sono sempre comunque tutti i giorni perennemente al campo, sono sempre con noi. Come hai detto te, siamo ripartiti col piede giusto, adesso dobbiamo essere bravi a mantenere questo trend. Questa è una vittoria anche che ripaga di qualche sconfitta di troppo e forse la serata di Reggio Emilia è quella che ti porti dietro come la più brutta dell'annata scorsa. Oh, sai, la serata di Reggio Emilia ci è capitato nell'ultimo periodo di prendere un po' troppi gol. Poi dopo, sai, quando perdi 5-0 c'hai un amaro in bocca che ti dura per tanto, quindi siamo stati bravi oggi, come eravamo stati bravi anche magari in altre partite, come io mi ricordo da quando sono arrivato io, Pontedera, Pescara, comunque. E adesso, come ho detto prima, la strada è quella, bisogna essere bravi e affamati di voler continuare a andare ancora di più, ancora di più, ancora di più, perché abbiamo dimostrato, come già avevamo fatto in passato, di averla nelle nostre corde. Scendiamo di categoria, domani per il notaresco recupero di campionato a Castelfidardo, occasione per il rossoblu per accorciare sulla Recanatese, sfruttando anche i gol di Francesco Maio a caccia della doppia cifra in campionato. Vediamo. Diciamo che comunque tutte le partite sono da vincere, perché comunque parti 0-0, non vuol dire che l'Alto Casertano ha due punti, quindi ti regala la partita. Siamo andati in vantaggio subito su un episodio a favore, un calcio di rigore netto, vabbè. Poi sicuramente non siamo riusciti a tenere sempre lo stesso ritmo, e quello dobbiamo migliorare in questa cosa, perché è molto importante chiudere prima le partite. E io, se avessi fatto gol dopo 20-25 minuti, avessi fatto 2-0... penso che la partita sarebbe andata in discesa da molto prima, però purtroppo non ci siamo riusciti, ma siamo stati comunque bravi a tirare in partita, a rimanere in partita, a non prendere gol e poi a chiuderla alla fine. L'obiettivo nostro è quello di provarci fino alla fine a poter arrivare tra i primi posti. È normale cioè, nel senso, questo risultato ci dà forza, però comunque noi dobbiamo pensare al nostro percorso. Comunque siamo lontani, non è che siamo a 11 punti, vero, con una partita da recuperare, però comunque siamo lontani, ma noi comunque pensiamo partita per partita e cercare di fare più punti possibile, ecco. E poi vanno affrontate nella maniera giusta, ecco. Castelfidardo sicuramente è una squadra che ha tanti giovani, è una squadra che comunque ha tanta corsa, ha tanto ritmo, ha buona qualità, quindi sicuramente ti metterà in difficoltà. Noi ci dobbiamo farci trovare pronti col nostro spirito. È importante avere l'atteggiamento giusto e poi vediamo come va. Speravamo essere più vicino alla vetta, perché comunque sarà un ipocrita a dire che abbiamo una squadra da metà classifica. Abbiamo una squadra forte, quindi dovevamo stare un pochino più avanti, ecco, però
io penso che ci sia tutto il tempo, abbiamo un percorso ancora di 17-18 partite da fare, quindi il campionato è lungo e noi dobbiamo dare il massimo fino alla fine senza avere rimpianti. Siamo al volley, seconda sconfitta consecutiva per la Sieco Ortona che cede in soli 3 set contro la forte Cuneo. Nulla da fare anche per Altino che non demerita ma deve lasciare strada alla quotata Macerata ai Box Lab Pineto che ha l'incognita panchina. Dopo la separazione dall'allenatore Rovinelli, la società è ancora alla ricerca del sostituto. Sergio Zappalorto. Secondo KO di fila senza attenuanti, la Sieco cede nettamente al fortissimo Cuneo, anche se nella seconda frazione gli ortonesi hanno lottato e come, prima conducendo, poi costeggiando i piemontesi fino al 22-20. Ma c'è un dato che, insieme con altri, parla chiaramente. Alla voce battute errate leggiamo 4 dei locali, ben 15 degli abruzzesi. Pazzesco. A un sestetto corazzata come quello di mister Serniotti non può permetterti di regalare nemmeno le briciole, figuriamoci la bellezza di 15 punti contro solo 4 incassati. Ma peccato, il povero mister Lanci stavolta le ha provate tutte inserendo rotazioni tre centrali, ma anche l'opposto Buffone invece di uno scarico non era mai successo Sant'Angelo. Niente da fare, i parziali pesanti parlano di una gara segnata e allora bisognerà concentrarsi sulle prossime con 2 turni interni intervallati, Portovino e Lago Negro, da cui cavar punti a tutti i costi. E prima della pausa da calendario, la trasferta di Siena, scontro diretto che potrebbe risultare decisivo. Di nuovo fermato dal Covid avversario, l'Abba Pineto conserva la vetta in attesa degli altrui, suo compreso, recuperi, ma la testa è al nuovo allenatore subentrante Rovellini esonerato e alla Coppa Italia in programma domani, mercoledì alle 20:30 al Pala Santa Maria contro il Belluno, turno secco. Ripreso in parte il torneo di A2 femminile, in campo anche l'Altino che perde di nuovo, ma sul parquet della capolista solitaria Macerata, con l'esordio in regia della Gatto e contro l'amata ex Irene Ricci. Prevedibile il 3-0, ma la formazione del Press Papa non è affatto dispiaciuta, tenendo testa a tratti alle qualificatissime marchigiane. Un segnale prezioso in vista non solo di una trasferta da cui poter riportare punti a Ragona, ma anche di 2 recuperi interni, valore delle avversarie a parte. Magari sono solo sensazioni, ma prima o poi... Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Proteramo, condotto da Jacopo Forcella, per analizzare l'ultima vittoria del Diavolo e proiettarci al prossimo impegno. Grazie per l'attenzione, il nostro telegiornale termina qui. Buona giornata.